Grazie Mauro Fassio per il collegamento. Ora le grandi opere. La novità è che d'ora in poi ci sarà il dibattito pubblico. Lo prevede il nuovo codice dei contratti pubblici. Una novità appunto importante alla luce delle contrapposizioni su TAV e Terzo Valico. Se ne è discusso ieri a Torino Paolo Volpato. Nella sala convegni della Cavallerizza a Torino si parla di una novità importante, il dibattito pubblico sulle grandi opere, un istituto che in Francia esiste da un ventennio. Ora è diventato obbligatorio anche in Italia con il nuovo codice dei contratti pubblici. Fra poco sarà approvato il decreto attuativo. Che cosa prevede la nuova norma? Qualunque grande opera, autostrada, diga o ferrovia, viene sottoposta alla procedura del dibattito pubblico aperto alla cittadinanza, con un coordinatore imparziale, una commissione che controlla e i progetti sul tavolo. Tempo a disposizione, 4 mesi. Dopo 4 mesi bisogna tirare le fila e la conclusione potrebbe essere quella di non realizzare la grande opera. Potrebbe esserlo, ma dopo 20 anni di dibattito pubblico realizzato in Francia si è visto che in pochissimi casi, pari al 6%, il proponente abbandona il progetto. In tutti gli altri casi il progetto è migliorato grazie alla discussione con i cittadini. La procedura del dibattito pubblico trova radici nel pensiero del filosofo Luigi Bobbio, coltivato dall'Università di Torino. L'obiettivo è quello di riuscire a gestire i conflitti per trasformarli in qualcosa di costruttivo. Questa era perlomeno l'idea di Luigi Bobbio ed è quello che noi stiamo cercando di portare avanti. Il dibattito pubblico dà piena voce agli enti territoriali, in particolare ai piccoli comuni. Il costo dell'intero procedimento è a carico di chi propone l'opera.